Dal 26 settembre nelle librerie italiane arriverà un nuovo libro, Napoleone giornalista, tra parentesi, diciamo il sottotitolo, lungimirante ma interessato. È un libro edito da Lupetti Editore, Fausto Lupetti Editore, la prefazione al libro è di Giovanni Valentini. Il libro è stato scritto da Rocco Tancredi, da chi vi parla. Si dirà ancora un libro su Napoleone? Sì, un volume che racconta Napoleone come nessuno l'ha mai conosciuto sui libri di storia. Non c'è figura, sappiamo, nella storia universale più popolare di quella di questo imperatore francese. Molto popolari e conosciute sono la sua vita militare, la sua carriera politica, da quando era giovane ufficiale a Tolone a 20 anni, a generale imperatore dei francesi. È conosciuta anche molto la sua morte, se ne è parlato molto di questa sua morte nel 1821, dopo i 6 anni trascorsi nella noia più tetra a Sant'Elena, una roccia battuta dai venti dell'Atlantico. Era nato su un'isola ed è morto su un'isola, scrisse Chateaubriand. Questo libro su Napoleone rivela una sua attività sconosciuta agli studenti e al grande pubblico. Napoleone giornalista, a modo suo certamente, ma giornalista che sapeva utilizzare con efficacia la stampa e la propaganda, anche attraverso il teatro, la musica, la pittura, le arti in genere. Il genio di Napoleone consiste nell'aver compreso per primo l'importanza della comunicazione e la necessità di crearsi una mitologia. Ha forgiato la propria leggenda utilizzando la propaganda, la stampa, altri strumenti mediatici per manipolare l'opinione pubblica. Come uomo di governo è stato un vero precursore. È stato uno dei primi corrispondenti di guerra, per esempio. La rivoluzione francese in tutta Europa aveva contribuito ad aumentare il numero dei giornali e a far crescere l'interesse popolare per le notizie. Negli anni della sua ascesa al potere si dedicò meticolosamente a promuovere la sua fama attraverso i suoi articoli. Descriveva i resoconti delle battaglie, evidenziando ed esaltando le vittorie, ma minimizzando le sconfitte. Queste sconfitte venivano definite battute d'arresto. Il suo impegno nel campo della comunicazione nasce dalla constatazione del grosso potere che la stampa aveva conquistato durante la Rivoluzione francese. Napoleone non voleva rischiare il condizionamento dei giornali, poiché aveva già intuito la forza delle trasformazioni nella società francese, che si erano prodotte grazie ai giornali che agevolavano la formazione di un'opinione pubblica. E lui ci teneva molto all'opinione pubblica. Nella sua prefazione al libro, Giovanni Valentini, che su Repubblica ogni settimana con il suo Sabato del Villaggio commenta e fa riflettere sull'attuale situazione dell'informazione, si chiede: quanti Napoleoni in Italia e nel resto del mondo pensano di essere o di fare i giornalisti sul modello di Bonaparte? Solo per restare al nostro sventurato paese, la storia più recente, da Mussolini a Berlusconi, è prodiga di esempi a dir poco inquietanti e funesti. In comune, tra Napoleone e i suoi più modesti epigoni, c'è l'idea falsa e distorta dell'informazione come propaganda, e cioè come disinformazione. Questo libro, ripeto, sarà in edicola a partire dal 26 settembre in tutte le librerie, è edito da Fausto Lupetti Editore con la distribuzione nelle librerie di Messaggerie Italiane.